Bentrovati, buonasera a tutti quanti voi. La Juventus vince 4 a 2 sulla formazione della Sandoria. Si porta a 53 punti in classifica, al netto dei 15 che gli hanno tolto, quindi ne ha 38, a 4 punti dall'Atalanta, quindi dalla Conference League, che poi è diciamo, l'obiettivo stagionale, la Conference League, non fosse altro perché... Vedremo se questi 15 punti gli toglieranno e vedremo se poi... Eh, ancora insisteranno a voler penalizzare la Juventus pur non potendolo fare, pur non avendo niente in mano pur avendo in mano eh, diciamo quella che loro chiamano manovra stipendi ma che è stato fatto tutto regolare questo è un fatto certo tanto è vero che era regolare anche l'altro aspetto però hanno dovuto ricorrere a degli imbrogli hanno dovuto ricorrere a dei, degli artifizi, a degli stratagemmi vergognosi per punire la Juventus, oltre che quello che hanno fatto con la famosa carta ormai, famigerata carta, con chi ne è che, come vi dicevo nel video precedente, non è più in grado né all'altezza di poter affrontare un procedimento anti-Juventus, perché non è terzo, è sicuramente eh, un personaggio molto, molto equivoco, molto ambiguo. Eh, che francamente, fr francamente non può più essere diciamo, l'accusatore della, eh, della giustizia sportiva. Passiamo alla partita. Juventus vince 4-2. Sicuramente una vittoria meritata, ci mancherebbe altro. La Sampdoria, però, è stata in partita per colpa di Allegri, è stata in partita perché eh, la Juventus non ha un gioco, non ha uno schema tattico, non ha una condizione al meglio, e per di più deve subire eh, i soliti e continui e costanti vezzi di questo allenatore che continua a fare esperimenti, fa ancora esperimenti, ancora fa esperimenti, il campionato è quasi finito e lui ancora... Non sa qual è la formazione base. Fortuna vuole che ancora mantiene il 3-5-2, o per meglio dire 3-5-1-1, ma sembra un 3-5-2. Eh. Avete visto, ha buttato un'altra volta in mezzo Miletti, non perde occasione per buttare in mezzo questo scarsone di primo pelo, che per la verità questa sera ha fatto un cross. È la prima volta che gli ho visto fare una cosa buona, un cross. Sul secondo gol di Rabiot, La Juventus per due volte, 2-0, stava. Eh, la Sampdoria ci ha messo poco a pareggiare, crollo totale, crollo verticale. Che è una squadra che mette tutti insieme, giovani, a parte Fagioli che io non lo considero giovane, ma lo considero diciamo, un over importante, ha messo il centrocampista piccolino, centrale che si vede che è elegantino il ragazzo cioè si vede che è di prospettiva ma tu ancora non fai giocare Paredes cioè davvero stiamo toccando il fondo sotto ogni aspetto Paredes ancora per una questione tecnica lo tieni fuori ma che schifo è questo ma che vergogna è questo? cioè questo scherza con 4, 5, 6 milioni che la Juventus... Versa e tiene un giocatore a marcire in panchina, nessuno parla, nessuno gli dice niente. Fa giocare il ragazzino con tutto il rispetto per il ragazzino, ma non puoi tenere in campo insieme Miletti e il ragazzino. Che sono due ragazzini, fra l'altro in una zona del campo nevralge, è importante, allora ha dovuto vestirsi di carattere questa sera e fare oltre la doppietta. Fra l'altro il risultato lo aveva aperto Bremer, che secondo me è uno dei giocatori più forti del mondo nel suo ruolo, con un poderoso colpo di testa sul calcio d'angolo. Cosa molto strana perché solitamente sui calci d'angolo non si segna. Poi l'unica cosa buona di due anni che ce lo stiamo sopportando... Questo, Miletti, questo cross di Miletti sul quale Rabiot ha segnato il secondo gol 2-0, e poi la Juventus praticamente si è fatta fare due gol. E purtroppo nessuno vi dirà una cosa, perché qui andiamo a mode, a mode. Mo c'è la moda da Nino, ha fatto fare due gol. Non lo prendevano mai là, mai, mai. Cioè, come si fa ad esaltare Danilo? Come fa a giocare centrale Danilo? Fatemi capire. E per colpa di Danilo, la Juve... andatevi a vedere le riprese della partita. Per colpa di Danilo, la Juventus non. Prende due gol. Si passa della... A fine primo tempo, a mio avviso, c'era un rigore netto su Vlaovic, che l'arbitro non ha fischiato. Anche se la direzione arbitrale non è che possiamo diciamo, metterla in discussione questa sera, anche nella distribuzione dei cartoncini gialli, a parte uno fagioli che secondo me non c'era, per il resto poi ha diretto bene, anche perché poi la Juventus è passata in vantaggio, 3-2, gol bellissimo di Rabiot, e subito dopo è stato otterrato un quadrato in aria che un po' ha preso il calcio, un po' ha un pochettino accentuato, il rigore c'era, anche se secondo me era più rigore quello di prima. Vlaovic ha sbagliato il rigore, ha tirato bene, la palla è andata sul palo, ha tirato bene, è un momento che non gli gira bene a Vlaovic, naturalmente quando non si ha un allenatore bravo, un giocatore come Vlaovic è difficile recuperarlo, e prima o poi si dovrà pure recuperare. Io credo che questa sera l'errore dal dischetto, il suo impegno, sono motivi di crescita del calciatore, che con un altro allenatore avrebbe fatto tantissimi gol, con questo allenatore soffre il non gioco della Juventus, è comunque un giocatore che dà profondità, è un punto di riferimento, è un giocatore che deve stare in campo anche quando gioca male, sempre. Deve stare secondo me sempre in campo. La Juventus questa sera non aveva molti giocatori, un po' per costrizioni, un altro poco per scelte, perché infatti stavano in panchina, anche se ripeto, dal ragazzino che ha giocato a centrocampo, a Locatelli, io preferisco sempre il ragazzino e mai Locatelli. Avete visto lento, impacciato, prevedibile, è un giocatore proprio il prototipo del calcio allegriano. L'ha voluto lui. Purtroppo siamo durante la lunga traversata del deserto, questo deserto, deserto di serietà, di compostezza, deserto di vittorie, deserto di record, di, deserto di tutto. La Juve è nel deserto, sta attraversando il deserto con i quattro anni di contratto ad, ad, ad Allegri, poi nel finale di partita. Aspetta di Gore Vlaovic, come abbiamo detto. lei che è uno che ha un piedino magico, devo dire. È entrato in campo. e Forse probabilmente se avesse giocato prima al posto di Miretti, la Juventus avrebbe avuto molte più chance, molte più occasioni. Però lei non è dello stesso procuratore di, 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 di Allegri, Branchini. E allora gioca Miretti che è dello stesso procuratore di allegri, cioè se la cantano e se la suonano. La Salvadoria a quel punto anche sui campi non ha avuto più eh, diciamo, la verve di poter pareggiare la partita, secondo me non è stata mai pericolosa, una squadra destinata a retrocedere eh, che eh, francamente ha opposto fino a quanto ho potuto, ha segnato anche Aveva pareggiato la partita, visto per le deficienze dei bianconeri. 3 a 2, sbaglia a rigore Vlaovic, però nel finale sulle piazza il colpo del 4 a 2. Un ottimo risultato in vista di Frisburgo, Un 4 a 2 che consente alla Juventus di portarsi a 38 punti in classifica. A 4 punti dall'Atalanta, eh, dalla che ha perso a Napoli venerdì scorso e a no, sabato chiedo scusa e ha praticamente 53 punti se gli danno i 15 punti difficilmente ma se glieli danno a 53 punti saldamente al secondo posto ma parlare di secondo posto mi sembra una cosa sciocca sia per la Juventus piuttosto che per il Milan la Lazio, la Roma e l'Inter, perché questi ormai è come se si stessero tutti dal decimo posto in giù. Perché francamente il Napoli ha fatto il vuoto in questo campionato, grazie ad una eh, campagna acquisti molto, molto importante, non tanto per la conferma di Osimen, che è un grandissimo attaccante, lo dico da anni, ma anche per Crava, Clavascia Elia, come si chiama, il Giorgiano, francamente un grandissimo calciatore, poi Spalletti è riuscito a portare, a far lievitare tutti i calciatori del Napoli e a immetterli all'interno di un sistema ben oleato che sta facendo bene non soltanto in campionato ma anche in Champions League. E quindi avete sentito negli ultimi giorni c'è stata anche... Una diatriba, in questo momento la prefettura ha ancora bloccato l'arrivo dei tifosi dell'Eintracht che vogliono venire per forza, ma come sapete sono molto pericolosi. All'andata le cose non sono andate tanto bene perché non si sono comportati bene i tedeschi, e allora si temono: la prefettura, piuttosto che la questura napoletana, teme molto questa partita la teme più del dovuto e poi vorrei eh, a partire di Champions League vorrei parlare un pochettino di questa barzelletta chiamata Inter, sì perché è una barzelletta cioè l'Inter in questo momento paradossalmente è in competizione per tutte le eh, diciamo le competizioni scusate per la ripetizione che eh, sta, eh, sta frequentando in pratica lo scudetto già vinto dal Napoli ma che matematicamente è ancora vedi che l'Inter è possibile, la Champions League sono dentro, la Coppa Italia sono, sono dentro, la Supercoppa l'hanno vinta, e questi ad ogni piersospiro attaccano a, a Inzaghi, che non è un grande calciatore, eh, allenatore per carità, è uno, le sue squadre del, del giro di ritorno crollano sempre, però, però, è uno che sta tenendo, come si dice, nelle nostre parti, un carrapa scesa, e quindi, Mm, e quindi uh, al, uh, Inzaghi è uno che viene messo subito in discussione. Che succede? Lo metto in discussione, passa intorno ai gironi di Champions, lo metto in discussione, perde una partita e, e poi vince il Champions, lo metto in discussione e poi vince in campionato. lo l'hanno messo in discussione con la sconfitta di venerdì sera. Volete vedere, mo' che gioca la Coppa con il Porto e poi domenica prossima con la Juventus, tutte queste manfrine che stanno facendo su Inzaghi, tutte queste accuse, questi insulti a Insaghi. Vi faccio vedere che l'Inter farà sicuramente dei, degli ottimi risultati in queste partite. Perché funziona così, come lo mettono in discussione, così questo risponde con dei risultati. Naturalmente, io mi auguro di no, perché ce li ho sulle palle, voi lo sapete benissimo. E poi ci sono le Romane, nessuna delle due ha vinto in questo fine settimana. E mentre vi parlo il Milan ancora deve giocare con la Salernitana. La Roma ha perso in casa, 4-3 col Sassuolo. La dimostrazione del fatto che l'errore fatale di Cesni, Bolucci e Quadrato, che con la ripartenza dal basso hanno regalato quella palla alla Roma e hanno fatto perdere la Juventus, contro una squadra scarsa, senza gioco, senza niente, è bastato un sassolo qualunque per fotterla. E la Lazio che invece non è riuscita a vincere, nemmeno lei. È stato qui all'Agropoli Zeman, C ho l'intervista, avete visto in Sala Stampa. Gli ho chiesto delle plusvalenze, cosa pensa delle plusvalenze, è stato molto particolare. A parte che aveva vinto con la sua squadra qui nella mia città ad Agropoli contro la Gemison che gioca le partite in casa qui ad Agropoli, e praticamente mi ha risposto, io vi invito ad andare stesso su questo canale e, e vedere il modo come mi ha risposto sulle plusvalenze. Ha bacchettato, ancora bacchettato, però questa volta vi assicuro ha scagionato la Juve, o meglio, ha detto sono cose che fanno regolarmente tutti, non soltanto la Juventus, però ha aggiunto che comunque secondo lui, secondo il suo modo di vedere, sono lealtà comunque giuridiche sul bilancio. Io vi ringrazio, vi ringrazio per avermi seguito in questa dopo partita, eh, dire, perché non parli di Pogba? Perché non ci capisco niente più. Pogba per me è il migliore calciatore al mondo, anche se fate dei commenti che vanno contrari a questa eh, l'altra sera allora era una scusa. Non è vero che si era presentato in ritardo. E allora lo stanno un pochettino coprendo eh, le condizioni fisiche di questo calciatore. Però, eh, lui ha giocato due partite, è entrato in due partite. Forse ancora troppo arroginito, allora non era meglio farlo giocare con il Frisburgo? Forse era meglio, no? In maniera che metteva minuti nelle gambe. E invece lo ha perso ancora. Lo ha perso ancora chissà per quanto tempo. Speriamo soprattutto che Bremer, che è uscito dal campo a pochi minuti dalla fine, non si sia fatto male. Dalle prime notizie sembra che non si sia fatto niente. Vedremo. Ci aggiorniamo le prossime ore, soprattutto per parlare della vicenda giuridica di queste carte sulle quali l'imbroglione Chine sta facendo molti magheggi. Grazie a tutti quanti voi e buon proseguimento sul mio canale, al quale naturalmente vi chiedo di iscrivervi.